Buongiorno ragazzi, eccoci qua in un piccolo video tutorial. Cosa volevo farvi vedere oggi? Allora, dato che qua si fa cross o comunque si usano le moto in posti sterrati, ci va la manutenzione ordinaria. Oggi parleremo di quella, in un prossimo video di quella straordinaria. Partiamo dal fatto, allora, la moto ha fatto i suoi giri. Siamo divertiti, ma abbiamo trovato fango. Come potete vedere, già solo dalle ruote, il fango che ha la moto. Guardate, guardate qua. Ok? Per cui, prima di tutto, noi dobbiamo lavare bene la moto e toglierla da ogni incrostazione. Ok? Se non avete un lavaggio per andare con l'idro pulitrice, piano piano con uno sgassatore a mano, un pennellino, cercate di pulire nel miglior modo la moto. Ok? Cercheremo di pulire le varie punti nevralgici, cioè monoammortizzatori, cuscinetti, catena, parti del motore, filtro, controlliamo sempre com'è, altri cuscinetti, controlliamo i dischi e via dicendo, ok? Allora, prima di tutto io cosa faccio di solito? Dopo una bella lavata io passo io non avendo l'idropulitrice a casa la faccio nei lavaggi, no? Ok? Adesso questa qui non l'ho ancora fatta, perché ieri siamo arrivati tardi e tra lavoro una cosa e l'altra non ce l'ho fatta a sistemarla. Comunque faccio un lavaggio completo, ok? All'idropulitrice. Poi, adesso io stavo controllando qui la catena, perché ieri se avete visto mi si è tolta, se non so, nella live se ne siete accorti. E cosa ho fatto io? Nella catena, prima di tutto, io ripasso un po' di Svitol VD40, ciò che volete, basta che sia un disincrostante, ok? Perché dobbiamo fare sì che si lubrifichi bene la catena, ok? E per non far sì che si pieghi, si secchi, vi dicendo. Prima di fare questo, ieri, prima di metterle in macchina, io ho passato la spazzola nella catena, perché non era così pulita, ok? Una bella spazzolatina per toglierci le croste di fango, ok, e poi adesso come sono qua pian piano rifaccio un lavaggino ogni tanto di Svitol, così la catena mi rimane morbida. Prima di riandare la ripulisco con la spazzola, gli do una bella asciugata con uno straccio, un'altra passata di Svitol, la lascio un giorno e poi l'indomani gli metto un grasso lubrificante per ingranaggi e via dicendo, ok? Cerchiamo, allora, sarebbe bello anche mettere un grasso normale, ma il grasso bene o male si tende ad attaccare molto molto la sporcizia, il fango e via dicendo. Poi, seconda cosa, io butto sempre un po' di Svitol, anche se hanno i paraoli, nei cuscinetti delle ruote, ok? Perché cerchiamo sempre di lubrificare le parti in movimento, perché comunque andando la polvere entra. Diamo una giratina, vedete un pochettino, un'altra lubrificata e via. Adesso non l'ho pulito, tanto dovremmo riandare forse domenica, per cui gli passo dopo una passatina di sgrassatore con il pennello e tolgo il più grosso. Idem dietro, andiamo a dare una bella lubrificata ai cuscinetti, ok? Così da cercare di non farli inchiodare. Voi direte, ma non è ancora pulita? No, io gli do una bella lubrificata, ok, però lascio agire. Poi la pulisco e do un'altra. Purtroppo forse se mi assumo la svitola o roba del genere, diventano ricchi, talmente ne uso. Perché comunque cerco sempre di lubrificare nel miglior modo la qualsiasi parte meccanica, vi dicendo. Adesso un altro trucco vi do. Vi dico, che faccio io, magari farete anche molti altri. Quando io pulisco bene la moto e la soffio, cosa faccio? Gli do proprio una lavata di Svitol, ci passo il pennello dappertutto, così cosa fa? Lo Svitol toglie l'umidità e cerca di prevenire la ruggine e via dicendo. Tutto questo per far sì che la moto mi duri un po' di più, dato che economicamente non sono ricco, non posso permettermi chissà che cosa, di conseguenza cerco sempre di tenere, come mi hanno insegnato, meglio le cose che ho, ok? Vedete, un pochettino cerco di dare un po' lubrificare le parti che mi interessano e controllare eventualmente qualche gioco. Allora, il freno, siamo andati abbastanza bene. Questa moto ha un difetto. Qua sotto ha quattro viti, ok, che vengono fissate dentro il carter, che tengono il supporto al motore. Scusate, tengono la culla del motore, culla con il supportino che sta sotto, per non far sbattere direttamente il motore contro una pietra o qualsiasi cosa. Se succede che mi si svitano, come è successo, cosa fa? Le pedaline
tendono ad andare verso il basso e mi frenano la moto. Per cui questo è un altro punto nevralgico che devo sempre controllare. Sono quattro vittine qua sotto da controllare. Poi controlliamo sempre i tiranti del motore, che questi sono i supporti che tengono sul motore. Adesso, come è successo, devo ricontrollarmi la distanza della ruota, perché la catena mi si è ammorbidita. Devo svitare entrambi le viti, ok? E poi con una chiave da 10 tendere o lasciare in base a quanto mi serve. Se devo tendere la catena, naturalmente avviterò verso questa, avviterò, ok? E per cui si allungherà questa vitina. Se devo lasciare perché la catena è troppo tirata, dovrò svitare questo bulloncino per far sì che si avvicini alla ruota e abbia più spazio. Poi, altro punto da controllare, sempre che qui bulloncini di parte davanti della ruota, ok? Vari supporti, pulizia degli steli, degli ammortizzatori, ok? Controllare sempre non siano perdute, che parole magari possono perdere, come nell'altra moto. E queste qua devono sempre rimanere lucidi, mai arrugginiti. Controlliamo anche i dischi. Se riusciamo ad occhio, controlliamo le passerelle dei freni, ma quello ce l'accorgiamo bene o male come andiamo. Filtro dell'aria sempre da controllare, ok? Che non sia rotto e non siano varie infiltrazioni, ok? Mono ammortizzatore che non balli, ok? Che non abbia viti svitate. Un controllo generale anche delle viti delle carene. Qui purtroppo non ne ha, ma fascette, ok? Torniamo qui, vediamo se i fil di ferro che ho messo per far sì che le manopole non si muovessero sono ben messi e se non danno fastidio, che se no dobbiamo premere in più in punti dove il fil di ferro viene avvitato. Controlliamo la frizione, sempre, vediamo se per caso non ci sono tagli o roba varia o sporcizie del filo, dove possiamo vedere naturalmente. Il manubrio da controllare sempre. Come si fa a controllare il manubrio? Spostiamo la spugnetta, la togliamo, svitiamo uno di questi, lui si alzerà e possiamo con una brugola controllare il manubrio. Il manubrio ha la vite qua sotto e il dado qua sotto, scusate, la vite qua sopra e il dado qua sotto, così che devo mettere chiave qua e brugola qua, stringere o lasciare, ok, in base a se si è spostato via dicendo. Vedete qua cosa è successo? Guardate. Sporcizia dove c'è il tappo del serbatoio, perché questa qui è da togliere. Perché? Perché questa qui, se entra nel serbatoio, crea sporcizia. Tolta, crea sporcizia e può entrare dentro e tappare il nostro carburatore. Tenere sempre sott'occhio le parti meccaniche, le parti dove creano movimento e le viti dove supportano tutto. Anche le viti del supporto, ad esempio, del freno, qualsiasi cosa, qualsiasi vite, una controllatina non va mai male, ok? Naturalmente adesso io, come chiudo il video, me la ripulisco bene bene, tanto loro non fanno nulla, la sistemo bene bene per poi riandare, se tutto va bene, domenica. Detto questo, ragazzi, seguite poi il prossimo video, che sarà sulla manutenzione straordinaria, cioè cambio olio e candela, tipo un tagliando normale, che sarà semplicissimo e veloce, ma da fare per evitare problemi. Detto questo, ragazzi, bella lì, alla prossima, ciao belli.